Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui, buon primo maggio, benvenuti alla masterclass di Paolo Benvenuti, organizzata dalla UICC, Unione Italiana Circoli Cinema, con il contributo e patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale del Cinema e Audiovisivo. Prima di tutto, devo assolutamente ringraziare i nostri ospiti, Ilaria Moroni, direttrice del Centro Documentazione Archivio Flaminis, il regista Paolo Benvenuti, e poi abbiamo una sorpresa favolosa perché abbiamo con noi David Coco, il protagonista del film Segreti di Stato, che è anche protagonista di un altro progetto di cui spero ci parlerà più tardi, e grazie infinitamente per il regalo di essere venuto qui. Con noi ci sono anche i professori Walter Barducci e Riccardo Silvi dell'Università della Sapienza, a cui veramente dobbiamo tanto per la costruzione di questo incontro, che insomma volevo che partecipassero anche a questo dibattito. Due parole introduttive per capire meglio: questo doveva essere l'ultimo evento di quarantena organizzato dalla WICC in streaming, il gran finale, ed è comunque anche l'occasione per annunciare una cosa molto bella. Noi abbiamo lanciato il progetto La materia di cui sono fatti i sogni. È un progetto che si occupa del ritorno nelle sale sia cinematografiche che note theatrical dei classici del cinema, e nostra intenzione, proprio con Paolo Benvenuti, riportare nelle sale i suoi film, digitalizzarli e rimetterli in circolazione sui nuovi formati DCP e File HD. E vi racconteremo meglio questa cosa più avanti. Questo è semplicemente l'annuncio, il primo annuncio, lancio del progetto. Poi maggiori dettagli chiaramente arriveranno, perché in questa fase Covid è anche un po' difficile gestire tutte le operazioni necessarie. Quindi per ora vi annunciamo che, soprattutto ai circoli, preparatevi ad ospitare le opere di Paolo Benvenuti, perché finalmente ritornano, e ritornano in una versione assolutamente adeguata. La materia di cui sono fatti i sogni è un progetto nuovo che si affianca invece al nostro progetto di formazione, il Pia Soncini Film Campus, dedicato alla nostra carissima Pia Soncini, che è il presidente della WICC che mi ha preceduto, operatrice culturale, iniziò come studista della Sapienza nella WICC, arrivò alla presidenza e si occupò per tutta la sua carriera di formazione dei giovani attraverso il cinema. E per questo il nostro progetto di formazione lo dedichiamo a lei. Chiaramente tutti gli incontri con i registi, con gli autori, i dibattiti sono integrati nel progetto Pia Soncini Film Campus. Infine, Cineforum d'Emergenza, che è una cosa nata una settimana dopo l'attivazione della quarantena, per consentire ai circoli aderenti alla WICC in tutta Italia la fidelizzazione dei loro soci, il mantenimento dell'attività attraverso una programmazione in streaming sia riservata ai soci che, in collaborazione con RaiPlay, aperta a tutti, quindi su due diversi parametri. Il Cineforum d'Emergenza chiaramente nasce un po' in tutta fretta, e il suo scopo era anche quello, in questo è riuscito, di mantenere in vita il rapporto tra circoli e associati, perché devo dire con grande soddisfazione che ho saputo proprio in questi giorni che i circoli sono riusciti, durante la quarantena, a vendere tessere tramite attività online e a continuare quindi a garantire la programmazione culturale ai loro operatori. E quindi di nuovo ringrazio infinitamente i miei ospiti. Cominciamo. Io inizierei subito dando la parola a Ilaria Moroni, direttrice del Centro di Documentazione Archivio Flaminis, ed è molto importante partire da Documentazione Archivio. Il sottotitolo del Pia Soncini Film Campus è Memoria Matrice del Futuro. Tutto il lavoro di Paolo Benvenuti è sulla memoria, ma è una memoria che va ricostruita in modo scrupoloso. Quello che mi piace molto del lavoro di Benvenuti è l'ossessività, sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista della ricostruzione e della precisione, impossibile senza persone come Ilaria Moroni. Quindi lascio a lei la parola. Grazie. Grazie, grazie Daniele, grazie a tutti, grazie di questo spazio, di questa iniziativa bellissima oggi, come non penso che il primo maggio si poteva celebrare se non in questo modo. Oggi ricorre l'anniversario di una strage che appunto ha ispirato il film del maestro Paolo Benvenuti, ossia la strage del primo maggio del 1947, la strage di Portella della Ginestra.
Ricordiamo appunto che era una manifestazione dei contadini, braccianti, donne e bambini si erano ritrovati quel primo maggio di festa per una manifestazione e si sparò sulla folla, furono moltissimi morti e quella è un po' definita la madre di tutte le stragi, la prima strage dell'Italia repubblicana. Di questo vi parlerà sicuramente meglio Paolo, nel senso che ecco, Paolo Benvenuti ha fatto questo, ha preso dalle carte, dalla documentazione, dalle testimonianze, quando ancora questo era possibile, perché più il tempo passa purtroppo e più è vero che gli archivi sono depositari di tante cose, soprattutto gli archivi contemporanei, perché i mezzi sono tanti a disposizione, noi abbiamo materiale audio, video, abbiamo per esempio su Portella l'ultimo lavoro che è stato fatto dall'Università di Palermo di raccolta dell'allora testimoni ancora vivi, adesso purtroppo sono morti tutti, però noi in archivio conserviamo, e lo abbiamo solo noi e l'Archivio di Stato di Palermo, la digitalizzazione delle testimonianze dei sopravvissuti. È stata fatta parecchi anni fa, per fortuna esiste, perché altrimenti queste voci non si sarebbero mai conservate. Gli archivi servono a questo e servono appunto a dare la possibilità poi di approfondire a ognuno nel modo in cui si vuole. Il cinema è questo, il cinema è un mezzo come questo. L'archivio Flaminghi è un archivio a tema molto specifico, perché si occupa appunto di mafie, terrorismi, criminalità organizzata, e nasce intorno alla figura di Sergio Flaminghi, oggi 94enne, che è stato partigiano e quindi raccoglie documentazione da prima, dall'esperienza di Flaminghi, dall'esperienza politica di Flaminghi come impegno nella resistenza e poi nella costruzione, diciamo, dell'Italia repubblicana. E Flaminghi ha fatto parte di varie commissioni parlamentari, in primis l'antimafia, e infatti per questo noi conserviamo la documentazione sulla strage di Portella, sia della prima commissione, compresa anche la rassegna stampa del processo, quindi quando si celebrò il processo, tutto quello che era il dibattito di allora sulla stampa. Ricordiamoci che il processo si celebra a Viterbo, quindi nonostante il fatto avviene vicino Palermo, il processo viene spostato a Viterbo. Questa è una similitudine, si può fare col processo per la strage di Piazza Fontana. La strage, si, come tutti sapete, 12 dicembre 69, la strage è a Milano, il processo viene spostato a Catanzaro. Oggi forse non immaginiamo cosa voglia dire questo, spostare di tanti chilometri un processo, allora con la scusa che non fosse contaminato, in realtà invece è proprio il problema che sussiste in questo. Chi racconta, i familiari delle vittime di Piazza Fontana, quando raccontano che cosa voleva dire arrivare a Catanzaro, dove non c'erano neanche i mezzi per raggiungere il tribunale, la solidarietà delle persone, degli abitanti di Catanzaro che trasportavano con i carri bestiame le persone in tribunale per assistere alle udienze, è il racconto di un'Italia che insomma non c'è più, non è l'Italia di adesso, e gli archivi raccontano anche questo. Su Portella noi, come vi dicevo, conserviamo tantissima documentazione, la copia del processo tra l'altro integrale appunto di Viterbo, queste testimonianze, la rassegna stampa e la documentazione della commissione antimafia. In più abbiamo sempre sul versante delle mafie il fondo di Pino Zupo, che è stato l'avvocato di parte civile nei processi La Torre, Reina, Lisanti e Mattarella. Questi sono tutti nomi noti appunto a tutti, e altri fondi documentali sono quelli che Flaminghi conserva quando lui diventa commissario delle commissioni, soprattutto Moro, P2, e poi segue la commissione terrorismo e stragi, quindi il nostro archivio è tematico sul terrorismo, le stragi come vi dicevo, e in particolare ultimamente si è arricchito con il versamento della famiglia Moro, che ci ha versato le carte originali di Aldo Moro dalla Costituente fino al 1978. Quindi mentre noi prima eravamo, diciamo, più tematizzati solo sul caso Moro e quindi sull'approfondimento della vicenda del rapimento, se così si può dire, dal 2013 iniziamo a ricevere questa documentazione immensa, perché vi parlo di più di 20.000 fotografie
rilegate in album, sciolte di Aldo Moro in tutte le sue vicende. Ovviamente sapete che è stato un professore, è stato un politico, ministro, più volte ministro degli esteri, dell'istruzione, presidente del Consiglio, padre costituente, quindi è bellissima la serie che raccoglie i suoi scambi di lettere con Calamandrei, con altri padri costituenti, e dove forse, ecco, questo è un argomento che oggi è spendibile. Una cosa che esce fuori era come era centrale che per la nostra Costituzione la persona fosse al centro della costruzione della Costituzione, e quindi non solo qualcuno a cui riferirsi, ma il protagonista. Come oggi celebriamo appunto la giornata del lavoro, il 1° maggio, il lavoro senza le persone, diciamo, è un soggetto astratto. Quindi pensare che la costruzione della nostra democrazia ruota intorno all'identità delle persone, io lo trovo molto bello. E, infine, per aggiungere su sempre sul fondo di Aldo Moro, conserviamo anche tantissima rassegna stampa e una parte bellissima che abbiamo chiamato il carteggio di solidarietà, ossia quando Aldo Moro viene rapito il 16 marzo del 78, il mondo inizia a scrivere ad Eleonora Moro per darle solidarietà, vicinanza, per alcuni anche per insultare la famiglia, insomma non eravamo solo, non c'era solo un'Italia solidale, questo c'è da dirlo. E questa vicinanza si arriva fino al 9 maggio del 1978 e poi in modo stupefacente continua fino all'inizio degli anni 2000. Quindi c'è un'Italia, un mondo che scrive prendendo Moro come riferimento, ma in realtà raccontando a Eleonora quello che è stato il nostro paese, quello che il terrorismo, le mafie, lo stragismo hanno creato come frattura all'interno della società. E quello che le persone avrebbero voluto che il loro paese fosse. Quindi questo fondo è un po' una cosa particolare dal punto di vista archivistico, perché non c'è un paragone uguale, ma racconta come tutti ci sentivamo partecipi della politica del nostro paese. Questa partecipazione sarebbe sempre da stimolare ogni giorno, e forse la memoria, secondo me, si basa anche sulla conoscenza di quello, che c'è stato, ma poi sulla messa in pratica, no? Su ogni giorno, sul sentirsi cittadini partecipi di questa realtà. Concludo perché sempre su Portella della Ginestra nel 2017, che poi è stato l'anno in cui ho conosciuto Paolo Benvenuti in un'iniziativa relativa a Portella della Ginestra, perché il 2017 era l'anniversario l'anniversario tondo della strage, noi abbiamo come archivio lanciato un censimento delle fonti su Portella della Ginestra. Che cos'è un censimento? Il censimento di solito si lancia quando mancano i documenti. E questo purtroppo, quando si tratta di fatti criminali anche così importanti per il paese, spesso le lacune sono enormi. E noi abbiamo ricostruito moltissimi punti, quindi siamo riusciti a ricostruire tantissima documentazione mancante sulla strage di Portella della Ginestra, però mancano ancora tante altre cose, quindi questo è fondamentale oggi ricordare che la storia purtroppo si costruisce sulla documentazione, ma ci vuole un grande impegno affinché tutta questa documentazione sia raccolta e sia conservata, e questo non è sempre assolutamente né facile né scontato, anche perché diciamo i motivi poi sono spesso posti da chi non fa, ricordati da chi fa ricerca, ma dimenticati dai più. Quindi invito a visitare tra l'altro i nostri siti internet, cioè il sito internet, la pagina Facebook e il canale YouTube, dove noi raccogliamo anche interviste e mettiamo a disposizione online la documentazione digitalizzata, anche in un portale del Ministero per i beni culturali, si chiama La Rete degli Archivi per Non Dimenticare, e raccoglie la documentazione di più di 60 archivi, centri di documentazione, associazioni dei familiari delle vittime del terrorismo, in una stagione appunto che va dal 1947 fino a oggi. E, vi lascio, diciamo, sono qui disponibile ad ascoltare gli altri, vi ringrazio, e se ci fossero domande ci rivediamo dopo. Grazie mille. Ilaria, scusa, volevo farti una domanda io, mi senti?
Dimmi, sì. Volevo sapere, tornando un attimo al caso Moro, su questi ultimi documenti acquisiti, è uscita una pubblicazione ultimamente vostra? Sì, ti ringrazio per avermelo detto, adesso la prendo anche, così faccio il bello della diretta. Allora, non ero preparata, però questo è il volume che abbiamo scritto, diciamo, a più mani, perché è stato un lavoro enorme che ho fatto insieme appunto a Sergio Flamigni, a Francesco Maria Biscione, che è uno storico, Miguel Godor, altro storico, Antonella Padova, Stefano Sbarzik, coordinato da Michele Di Sivo, un archivista funzionario dell'Archivio di Stato di Roma e responsabile dell'archivio del Tribunale. Grazie Walter di questa cosa che avevo dimenticato, perché che cosa si ricostruisce in questo volume? È la prima edizione filologica e approfondita degli scritti di Moro nella cosiddetta prigione del popolo. Sembra strano parlarne oggi, la realtà è che nessuno ha mai fatto il lavoro su questi scritti. Primo perché non ci sono arrivati, quindi noi abbiamo scoperto solo una parte in fotocopia del memoriale di Moro prima, nel 1978 a ottobre, in un covo in via Montenevoso, e però lì avevano trovato i carabinieri della Chiesa solo il manoscritto, il dattilo scritto, cioè dei fogli battuti a macchina dove ancora si diceva quello non è Moro che scrive quelle cose. Nel 1990, nonostante i brigadisti dal carcere più volte avevano detto tornate in via Montenevoso perché lì ci sono i manoscritti di Moro, nessuno è voluto andare lì, Flamini ha fatto una battaglia enorme per questo, si è trovato il manoscritto in fotocopia, non ancora completo, quindi non pensiamo che abbiamo ancora oggi tutto. Purtroppo i brigadisti hanno nascosto quello che avevano detto, tutto sarà reso noto al popolo, così non è stato, ma il manoscritto e quello che Moro ha raccontato durante i 55 giorni avrebbe fatto crollare, secondo me, in modo, diciamo, anticipatario la politica di allora. Di recente Gifuni ha fatto una lettura di questo memoriale qui a Roma al Teatro Vascello, ma credo che ce ne saranno altre, proprio raccontando quello che nel memoriale c'era scritto. Quindi Moro parlava già nel 78 delle stragi di Stato, dei finanziamenti alla Democrazia Cristiana, di tanti scandali che sono usciti dopo, di Gladio, di tante cose che noi abbiamo saputo solo dopo, e invece le Brigate Rosse avrebbero potuto raccontarcelo prima. Il libro, come vedete, è un librone, quindi ovviamente oggi non è la presentazione di questo, però ringrazio Walter per l'opportunità di averlo nominato, e si intitola Il memoriale di Aldo Moro 1978. No, mi sembrava fondamentale, visto che hai parlato della documentazione acquisita. Grazie, sì. Va bene, grazie, grazie infinite. E allora, io lascerei la parola a Paolo Benvenuti, che però deve sbloccare il microfono. Non so se ci sente. Sì, mi sentite? Perfetto. Adesso, insomma, io lascerei la parola a te sull'esperienza incredibile di questo film. Ed è un film che, insomma, noi abbiamo dato la possibilità di vederlo, è un film esaustivo, si spiega da solo dal punto di vista storico, perché è stato di una precisione impressionante. Anzi, oserei aggiungere raggelante, anche se sono i fatti essere raggelanti, non il modo con cui tu li hai raccontati, però, insomma, so che c'è una storia incredibile anche sulla storia, di raccontare la storia, per cui è... Insomma, ti lascerei la parola perché abbiamo bisogno anche di questa esperienza adesso. Ma io ti racconto un'avventura che fa pensare più al fatto che sia stato il film a cercare me che non io a cercare il film. Che tutto è accaduto per caso. Nell'agosto del 1996 io fui invitato da Goffredo Foppi a partecipare a un festival del cinema a Palermo con i miei primi due film, Il Bacio di Giuda e Confortorio. Io sono andato a Palermo, proiettato all'aperto, in un cinema all'aperto molto grande, con moltissimi spettatori, almeno 200 o 300 spettatori, cosa a cui non ero abituato, perché i miei film di solito
al massimo avevano 10-12 spettatori, per cui trovarmi davanti tutta questa gente è stato per me abbastanza emozionante. Ma comunque ho proiettato quella sera il mio primo film, Il Bacio di Giuda, e una volta, devo dire che ho sentito il pubblico palermitano seguire il film, è un film abbastanza difficile, con grandissima attenzione, con grandissima partecipazione, silenzio assoluto durante la proiezione. Alla fine del film c'è stato un bellissimo dibattito e una ragazza che era in sala a un certo punto ha detto: mi piacerebbe che questo film lo potessi far vedere a Danilo Dolci. E io sono rimasto colpito perché Danilo Dolci era un personaggio mitico per noi, le sue battaglie negli anni 60, 50, 60, arrivavano notizie delle sue battaglie in Sicilia anche da noi in Toscana. Per cui pensavo che fosse morto da tempo, perché erano anni che non sentivo più parlare di lui. E quando questa ragazza mi disse questa cosa, dice: ma perché, è ancora vivo? Dissi: sì, certo, è vivo, e abita in un paese qui vicino a Palermo che si chiama Trappeto. E io dice: guarda, mi piacerebbe tantissimo conoscerlo, perché lo conosco di fama, ma non l'ho mai incontrato. E lei dice: guarda, se vuoi domattina io ti ci accompagno, perché io sono una sua collaboratrice. Infatti la mattina dopo mi ha accompagnato da questo signore a Trappeto, e doveva essere un incontro, come dire, di saluti, di una cosa breve, e invece quest'uomo gigantesco, era alto quasi 2 metri, pesava 150 kg, era un gigante con degli occhi azzurri chiarissimi. Niente, non ci volle mandar via, ci invitò a pranzo, rimaremmo praticamente tutto il giorno a chiacchierare con lui, un uomo di un fascino incredibile, e alla fine, quando io ero un po' preoccupato perché la sera dovevo proiettare il mio secondo film, Confortorio, e lui sulla porta voleva che rimanessimo a cena, dice: no, guarda, cena è impossibile, che dobbiamo tornare a Palermo, che c'è la professione del film. E lui sulla porta mi disse: ma perché non rimane a lavorare con me? Ora, dovete pensare che io ero arrivato il giorno prima da Pisa, e di venire a lavorare in Sicilia con Danilo Dolci era una roba che per me è fuori dal mondo. Però, siccome per tutto il giorno avevamo parlato di pedagogia, Danilo Dolci, oltre ad essere uno straordinario sociologo, era anche uno straordinario pedagogo, avevamo parlato soprattutto di pedagogia durante il giorno, e questa cosa mi interessava moltissimo. Io ero un insegnante, e per cui l'idea di avere degli scambi culturali con un uomo con la sua esperienza di pedagogista mi sembrava straordinario. Per cui decisi di tornare a casa a Pisa, chiudere casa e tornare in Sicilia a lavorare con Danilo Dolci. Per cui ho passato 17 mesi fino alla sua morte, avvenuta il 30 di dicembre dell'anno successivo, del 1997, ho lavorato con lui praticamente per 17 mesi. Bene, in questi mesi lui a un certo punto ha voluto vedere i miei film, e quando ha visto, all'inizio devo dire che era molto molto titubante, no? Perché aveva paura che vedere dei miei film gli creasse dei problemi. E io gli dicevo: ma perché ti dovrebbero creare dei problemi? E lui mi spiegò che lui non amava il cinema, proprio aveva questa forma espressiva, gli stava sulle scatole, non amava il cinema, tantomeno amava la televisione. E io dicevo: ma perché? E lui mi disse: perché io ho una mia idea io non credo alla funzione di strumento di comunicazione del linguaggio cinematografico. Dico: ma come sarebbe? Cioè, sì, tra l'altro ho anche scritto un libro intitolato La comunicazione di massa non esiste. E io lì per lì non capivo cosa mi volesse dire. Lui dice: no, guarda, il problema è molto semplice. Comunicare vuol dire interagire, vuol dire si comunica fra persone. Cioè comunicare vuol dire mettere insieme i doni, vuol dire mettere insieme le esperienze e far sì che le esperienze si sommino in qualche modo, le esperienze di più persone si sommino. Questo significa comunicare.
mentre il cinema non è uno strumento di comunicazione, è uno strumento di trasmissione, è univoco, ha una sola direzione, per cui è uno strumento facilmente utilizzabile dal dominio, dal potere dominante, per condizionare le coscienze. Per cui io ho molta paura del cinema, è uno strumento pericolosissimo. Per cui con questa premessa io avevo da fare vedere i miei film e lui invece guardò i miei film con grande attenzione, in silenzio, e alla fine mi disse: i tuoi film hanno una caratteristica, sono trasmissivi come tutti i film, però hanno una caratteristica, sono maieutici. Perché Danilo Dolci mi aveva portato con la sua macchina fino a Portella della Ginestra. Quando siamo arrivati in questo posto incredibile, dove questo pianoro da cui si vedeva dall'alto tutta la piana verso il mare, si vedeva in lontananza, lui mi indicava in lontananza l'autostrada Palermo-Trapani e mi disse una frase che mi colpì particolarmente. Mi disse: vedi Paolo, con il sangue di questi cadaveri, di questi morti ammazzati a Portella della Ginestra, si è costruita la prima Repubblica. Poi mi indicò un punto sull'autostrada Palermo-Trapani, dice: vedi, laggiù c'è Capaci, con il sangue di quella strage si è battezzata la Seconda Repubblica. Queste parole, per me incomprensibili ma così forti, mi convinsero che avrei dovuto mettermi a studiare seriamente tutto quello che stava dietro quelle parole. Per cui, tornati a Trappeto e a Partinico, dove lui aveva lo studio, lui da quel momento mi cominciò a far leggere dei libri molto importanti sulla storia della Sicilia, sui rapporti politici che si erano stabiliti in Sicilia nel dopoguerra. Poi un suo libro importantissimo intitolato Banditi a Partinico, insomma mi fece leggere un sacco di materiale. Quando si rese conto che avevo cominciato a entrare in quello che era la storia politica della Sicilia, soprattutto degli anni del dopoguerra, mi condusse nel suo studio di Partinico e aprì in un armadio, tirò fuori un faldone pieno di carte e mi disse: guarda, mi sembra abbastanza pronto per leggere queste carte. Io ho preso questo faldone, lo cominciai a sfogliare e vidi che erano dei manoscritti scritti da lui, con la sua grafia, ed erano interviste che lui aveva fatto a delle persone che per me erano dei meriti sconosciuti. Poi mi spiegò che quelle interviste erano interviste che lui aveva fatto nel 1956 nel carcere del Luciardone, dove lui era stato rinchiuso per 3 mesi per aver organizzato uno sciopero alla rovescia, e lui aveva incontrato i membri della banda Giuliano e li aveva intervistati e si era fatto dire da loro il loro punto di vista, la loro versione dei fatti. Ed era una versione talmente diversa, talmente estranea rispetto a tutto quello che fino a quel momento anch'io avevo letto nei vari libri sulla vicenda di Portella, che mi colpirono particolarmente. E lui mi disse una cosa molto importante, mi disse: vedi, queste cose che ti faccio leggere non sono la verità, sono il punto di vista dei banditi. Tu dovrai usare, quando continuerai e approfondirai le tue ricerche su questa vicenda, dovrai tenerle presente, perché comunque è un punto di vista estraneo e potrebbe esserti utile. Io mi sono preso un sacco di appunti, mi sono ricopiato soprattutto l'intervista di un personaggio che si chiamava Cacaova e che poi ritroveremo nel film, dove praticamente la versione dei banditi era questa: noi non eravamo andati a Portella a fare una strage, noi eravamo andati a Portella per uccidere davanti a tutti il giorno del 1° maggio Girolamo Li Causi, il capo dei comunisti siciliani. Questo era il nostro obiettivo. E un gruppo, una squadra nostra doveva rapire Li Causi, il quale sarebbe dovuto andare a Portella per fare il comizio quel giorno, per festeggiare tra l'altro
la vittoria dei socialcomunisti che era avvenuta 10 giorni prima. Pensate che il 20 aprile del 1947 i socialcomunisti del blocco del popolo avevano vinto le elezioni regionali siciliane. Bene, 10 giorni dopo c'è la strage di Portella della Ginestra. Queste due date vicine sono estremamente importanti. E Licausi avrebbe dovuto raggiungere Portella e fare il comizio. In realtà questo Licausi non è mai andato a Portella, la squadra che doveva rapirlo non ha mai cercato di rapirlo, per cui la cosa è andata storta. E qualcuno però ha sparato su Portella. Beh, da quel momento Danilo mi disse, guarda, ripeto, questa non è la verità, è solo un punto di vista che tu dovrai tenere presente. Bene, poi abbiamo continuato le ricerche, Danilo mi ha accompagnato a conoscere i vecchi testimoni oculari della vicenda, mi ha fatto incontrare un sacco di gente, mi ha portato addirittura a Montelepre a conoscere gente che era stata direttamente o indirettamente coinvolta nella banda Giuliano, cioè mi ha fatto toccare con mano quel mondo che era stata, insomma, all'origine di questa vicenda. Poi però purtroppo Danilo si è ammalato e proprio gli ultimi giorni della sua esistenza mi ha chiamato. E quando sono arrivato lì mi ha detto queste parole, le ho scritte perché sono parole molto importanti. Prima di morire mi ha detto queste cose. Dice, devi fare un film semplice, alla portata di tutti. E poi aggiunse, gli italiani devono sapere che Portella della Ginestra è la chiave per comprendere la vera storia della nostra Repubblica. Le regole della politica italiana di questo mezzo secolo sono state scritte con il sangue delle vittime di quella strage. Queste sono le parole che lui mi ha detto poco prima di morire. Da che mi sono... Chiaro che a quel punto io questo film lo dovevo fare a tutti i costi, anche sapendo che mi sarebbe costato caro. E infatti lo sto pagando ancora, perché è praticamente grazie a questo film che da 12 anni io non faccio più cinema. Che dire, da quel momento ho cominciato una ricerca. Tra l'altro, tornando a Pisa dopo la morte di Danilo, ho saputo che delle persone straordinarie che avevo conosciuto nel 1996 mentre giravo il mio film precedente, il film Tiburzi, due ricercatori storici, marito e moglie, Angelo Labella e Rosa Mecarolo, guarda caso, dopo essersi occupati anche loro del brigante Tiburzi, di cui io avevo appena fatto il film, si stavano occupando anche loro di Portella della Ginestra, perché Angelo Labella di Viterbo era stato giornalista, era stato il cronista dell'unità che seguiva le fasi del processo di Viterbo del 50-51-52. Per cui, partendo da quei suoi articoli del tempo, aveva cominciato con sua moglie Rosa Mecarolo a cercare di ricostruire anche loro, senza sapere che anch'io stavo facendo le stesse ricerche. Per cui, quando sono venuto a sapere questa cosa, mi sono precipitato a Viterbo da loro e da quel momento abbiamo iniziato a collaborare insieme. E tra l'altro Rosa mi informò che avevano appena scoperto dove erano finiti i faldoni del processo di Viterbo, che erano scomparsi, non si trovavano più, e loro l'avevano ritrovati ed erano nelle cantine del Tribunale di Roma. Per cui da quel momento, per un anno, Angelo Labella, Rosa Mecarolo, sottoscritto e Mario Cereghino, mio collaboratore, abbiamo passato per un anno nelle cantine del Tribunale di Roma a fotocopiare i documenti che trovavamo dentro questi faldoni. Adesso questi faldoni fortunatamente sono stati portati a Viterbo e sono all'archivio di Stato di Viterbo, ma allora erano in mezzo ai topi, in mezzo alla spazzatura, per cui abbiamo fatto un lavoro incredibile di fotocopiatura. Abbiamo fotocopiato alcune migliaia di documenti, questi 13 faldoni, per cui qualcosa come una decina, circa 10.000 documenti che abbiamo sfogliato in quel periodo.
Poi abbiamo, nello stesso periodo, lavoravamo anche in collaborazione con con Giuseppe Casorubea, un importante ricercatore storico siciliano, anche lui di Partinico, per cui insomma piano piano abbiamo creato uno staff di ricercatori che stava raccogliendo un sacco di informazioni, un sacco di notizie che ufficialmente non erano mai uscite fuori. Nello stesso periodo veniamo a sapere che l'amministrazione Clinton aveva desegretato tutti i documenti relativi all'attività della CIA in Italia, dallo sbarco praticamente alleato nel 43 in Sicilia fino agli anni 50. Per cui diciamo che tutto il periodo che a noi ci interessava, il periodo della strage di Portella, riguardava anche in qualche modo, era possibile trovare del materiale interessante anche nei rapporti della CIA, che allora non si chiamava nemmeno CIA, si chiamava OSS. Per cui Mario Cereghino è partito, ha fatto due viaggi nell'arco di due o tre mesi, due viaggi a Washington e è portato via qualcosa come qualche migliaio di documenti inediti raccolti negli archivi della CIA. Tra questi documenti c'erano moltissime notizie che riguardavano la strage di Portella, soprattutto il rapporto con il neofascismo, con gli ex uomini della decima massa. C'era tutte le relazioni che riguardavano il salvataggio di Junio Valerio Borghese, organizzato dietro invito di Montini e organizzato dalla CIA e in particolare dal responsabile della CIA delle operazioni speciali, Joseph Jesus Angleton, il quale è andato appunto a Milano a salvare la pelle a Borghese, che era stato condannato a morte dal CLN, doveva essere fucilato, invece fu tolto al CNL e portato a Roma. E da quel momento Borghese inizia una corrispondenza con gli agenti americani e mette a disposizione, un elenco incredibile di nominativi di ex uomini fedelissimi della decima mass alla CIA perché possono essere questi utilizzati in funzione anticomunista. Tra le tantissime carte abbiamo scoperto anche alcuni nomi eccellenti di questi personaggi che Junio Valerio Borghese aveva indicato. Tra questi, per esempio, c'era anche il giornalista Mauro De Mauro, famoso giornalista poi scomparso, il fratello del professor Tullio De Mauro, ed era uomo della decima mass. Per cui una funzione importantissima che la CIA ha avuto è quella di infiltrare uomini del neofascismo nei gangli, diciamo, nelle anticamere, soprattutto del Partito Comunista e del Partito Socialista. Altro personaggio che usciva dalle file del neofascismo e che era stato completamente riciclato e infiltrato nelle file del Partito Comunista, addirittura facendogli fare carriera all'interno del Partito Comunista, diventando membro addirittura della segreteria nazionale del partito, era l'avvocato Soggiu. L'avvocato Soggiu, che poi noi ritroviamo, ancora non scoperto dal partito, come spione, ritroviamo come avvocato di parte civile nel processo di Portella della Ginestra, il processo di Viterbo. E poi dopo sarà scoperto, era proprio l'uomo, era la gola profonda che informava la CIA dei movimenti di Togliatti, tanto per farvi capire insomma la situazione politica italiana in quel momento. Bene. Attraverso l'analisi di questa quantità incredibile di documenti, tra l'altro per quanto riguarda la documentazione raccolta insieme a Angelo Labella e Rosa Mecarolo, facevamo sempre doppia copia e volevo dire appunto che tutto l'archivio raccolto dai due storici, Labella e Mecarolo, adesso si trova proprio nell'archivio Flaminio, perché quando sono morti hanno lasciato
tutto il loro archivio presso l'archivio Flaminio. Angelo Labella era molto amico di Sergio Flaminio. Niente, per cui con tutto questo materiale, circa 20.000 documenti raccolti, abbiamo cominciato a, come dire, a riassumere in qualche modo le ipotesi, nuove ipotesi che uscivano fuori. Per esempio, una funzione che è venuta fuori è la partecipazione attiva di uomini infiltrati nella banda Giuliano, abbiamo capito praticamente che tutta la situazione legata a Portella della Ginestra era un crogiolo di infiltrati, c'erano infiltrati dappertutto, per cui è stato fatto un lavoro per individuare tutti questi personaggi. Da questa documentazione non è uscito soltanto il film, ma è uscito anche un libro che allora scrissi per raccogliere le parti più importanti di questi documenti, e lo stesso Angelo Labella e Rosa Meccarolo fecero anche loro uscire un libro su queste ricerche. Niente, per cui diciamo che la base del film è questa. Poi a un certo punto si trattava di mettere in piedi la produzione, e fortunatamente la produzione non fu sulle mie spalle, perché era la prima volta che io mi trovavo ad avere un produttore che fosse interessato a questo film, che era la Fandango, per cui mi sono sentito libero di lavorare tranquillamente, perché non avevo sulle spalle anche problemi produttivi, ma solo problemi di scrittura, di sceneggiatura e poi di organizzazione delle riprese. La cosa interessante è che abbiamo fatto di tutto perché nessuno sapesse ufficialmente cosa stavamo facendo. Tant'è vero che quando abbiamo chiesto i finanziamenti al Ministero per la produzione del film, io ho cercato assolutamente di depistare, tant'è vero che ho presentato il progetto, ho presentato la sceneggiatura con un altro titolo, il titolo era appunto L'Avvocato, e per depistare ulteriormente avevo indicato che gli protagonisti sarebbero stati Pippo Franco e Alvaro Vitali, proprio perché in questo modo la cosa proprio fosse un totale depistaggio rispetto agli obiettivi. E non avevo nemmeno inserito nella sceneggiatura la famosa scena delle carte, perché era troppo evidente l'obiettivo politico del mio discorso. Per cui, siccome allora la legge sul cinema consentiva in corso d'opera di apportare modifiche, di cambiare il titolo, di cambiare i protagonisti, di modificare un po' anche la sceneggiatura, questo mi era possibile. E infatti il film è passato senza nessun problema nelle maglie della commissione parlamentare, della commissione ministeriale. Niente, abbiamo fatto il film e la cosa interessante è che episodi che mi sono capitati, per esempio un giorno a Piana degli Albanesi io mi appoggiavo al sindacato, alla CGIL e alla Camera del Lavoro, e per cui con loro andavo per esempio a fare sopralluoghi, a vedere i posti, a incontrare testimoni, eccetera. E mi era capitato di scoprire un dettaglio che nessuno storico, nessun ricercatore aveva mai scoperto, e cioè che c'erano due testimoni oculari di Portella, due ragazzi, allora nel 47, il giorno della strage, erano due adolescenti che avevano visto sulla montagna opposta a quella dove era appostato Giuliano, avevano visto un gruppo di uomini armati che appostati. Ecco. Questa testimonianza era stata raccolta, per cui questa cosa spostava completamente rispetto alla vulgata, rispetto alle cose che si sapevano su Portella, spostava completamente di 360 gradi tutta la vicenda. Poco dopo che io avevo incontrato questi testimoni, avevo raccolto questa testimonianza, mi è capitato
di camminare per strada in piano, nel corso principale del piano degli Albanesi, accompagnato dagli uomini della Camera del Lavoro. A un certo punto io si stava chiacchierando e io mi rendo conto che questi signori si sono soffermati e io ho fatto un passo avanti e ho notato che dall'altra parte della strada un signore molto elegante, gentile, sorridente mi veniva incontro. Quando mi si è avvicinato questo signore mi ha detto: lei è il regista Benvenuti? Io dico sì. Se le posso stringere la mano, lei sta facendo un lavoro molto importante. E mi strinse la mano. E poi, se qualunque cosa avesse bisogno, succede qualcosa, eccetera, questo è il mio biglietto da visita. Io sono a sua completa disposizione. Grazie, buongiorno, arrivederci. E mi ha dato un biglietto da visita di uno che si occupava di vendita di automobili, rivendita di macchine. A quel punto mi sono voltato verso gli amici della Camera del Lavoro, che li vedevo un po' pallidi, a due o tre passi lontani da me, e mi guardavano strano e mi hanno detto: ma sai chi era quel signore? Dico: no, chi era quel signore? Era il capo mafia di Piana degli Albanesi. A quel punto vi potete immaginare, io sono entrato in crisi. Ma come? Il capo mafia di Piana degli Albanesi mi viene a dire che sto facendo un ottimo lavoro? Allora forse sto sbagliando tutto. E per qualche tempo sono rimasto veramente in dubbio su cosa fare. Quando poi ho fatto la scoperta, naturalmente ho continuato le mie indagini e ho scoperto che quando pochi giorni prima, due giorni prima della strage, c'era stata un'importante riunione nella località Caggio, vicino a Piana degli Albanesi, dei capi mafia di tutta la zona. La mafia allora era suddivisa in varie zone. Mentre i capi mafia di San Giuseppe Iato erano assolutamente a favore della strage, addirittura come complici diretti della strage, i mafiosi di Piana degli Albanesi si erano dissociati e avevano addirittura fatto di tutto, a modo loro, ma non in modo mafioso, per cercare di convincere gli abitanti di Piana degli Albanesi a non andare a Portella della Cinestra la mattina del 1° maggio. Per cui il fatto che io avessi, dopo aver scoperto che c'erano altre postazioni di fuoco intorno a Portella, e che mi stavo muovendo per cercare di trovare, una lettura nuova e diversa di quello che era la verità ufficiale su Portella sancita dal processo di Viterbo, in qualche modo faceva sentire agli eredi di quei mafiosi di Piana degli Albanesi che stavo in qualche modo riscattando la loro scelta di quel tempo. Ecco, questo è quello che ho scoperto. E infatti nelle testimonianze raccolte su Portella dopo la strage ci sono molti abitanti di Piana degli Albanesi che dicono: quando stavamo andando verso Portella c'erano questi mafiosi che ci dicevano: andate cantando, tornerete, l'avete portato con voi l'alcol, lo spirito, i cerotti, le fasce. Cioè gli stavano lanciando dei messaggi, ripeto, in codice mafioso, di dire: state attenti perché state andando a mettere la testa nella mannaia. Ecco, questo è quello che ho scoperto incontrando un po' tutte le persone di Piana degli Albanesi. Che altro dire? Il film, quando è uscito al Festival di Venezia, ha sollevato un incredibile coro di voci dissonanti, dissenzienti. Sono stato quasi attaccato più dalla sinistra che dalla destra, devo dire, tra l'altro. E come se ci fosse da parte dei partiti, soprattutto del sindacato. Io avevo chiesto addirittura un appoggio da parte della CGIL, della SPI, della CGIL, che mi supportassero a Venezia, che ci fossero qualcuno di loro. Niente, si sono dissociati completamente. E il film è stato attaccato da tutte le parti.
poco prima che il film uscisse, l'avvocato della Fandango dunque, praticamente convinse la produzione a non appoggiare il film. Pensate che il film era stato selezionato anche al Festival di Cannes, che era prima di Venezia, e il film non è mai andato a Cannes. Quando mi sono reso conto che il film selezionato a Cannes non ci andava, ho capito che c'era qualcosa che non funzionava. Per cui io cosa ho fatto? Ho fatto stampare una copia del film personalmente, senza dire nulla alla produzione, e l'ho portata direttamente a Venezia e l'ho consegnata nelle mani del direttore De Adren, del direttore del Festival di Venezia. Altrimenti il film non sarebbe andato nemmeno a Venezia, perché l'avvocato della Fandango, che era la Gwendalina Ponti, la figlia di Carlo Ponti, aveva detto al produttore che appunto appoggiare questo film sarebbe stato pericolosissimo. Il film è andato comunque a Venezia, il produttore è stato costretto a mandarlo in distribuzione, perché era anche il distributore, non solo il produttore. Il film è stato per 2 settimane in programmazione ed è tra i primi 10 incassi nazionali riportati a Repubblica, e c'è stata un'interpellanza parlamentare del ministro Giovanardi contro il film. C'è stato un attacco violentissimo da parte dell'allora presidente della Regione Sicilia Cuffaro, e dopo 2 settimane è stato fatto sparire. Questa è la storia di Segreti di Stato. Che dire? Io adesso farei parlare il mio grande attore Poco, che dall'interno di questa esperienza può raccontare forse delle cose da un altro punto di vista. Allora, grazie a Paolo Benvenuti, che la storia non è solo raggelante del film, è anche raggelante la storia del film, tutto sommato. Io so che comunque ci sono già degli studenti che stanno preparando delle domande, quindi in chiusura torniamo da te per sentire cosa hanno da chiederti i ragazzi, e a questo punto effettivamente passerei sì a David Coco, che devo dire ha una carriera notevolissima, perché è una carriera comunque molto concentrata sulla storia italiana e sulla storia scomoda di questo paese, perché non, oltre a questa meravigliosa performance in Segreti di Stato, ci sono altri film che seguono questo filone, penso a L'Uomo di Vetro e anche l'ultimo lavoro adesso in preparazione, cioè c'è stata comunque una notevole coerenza artistica nella carriera. Il curriculum non è sempre così per gli attori, io devo veramente complimentarmi, il curriculum di qualcuno che non molla, segue una strada e la porta avanti con una certa determinazione. Io chiederei un contributo sia sull'esperienza con Paolo Benvenuti, e poi insomma un pochino a sapere questo nuovo progetto, che devo dire quel poco che sono riuscito a trovare in rete è sinceramente esaltante. Grazie. Grazie a te. Allora, la mia presenza nel film è stata anche quella abbastanza casuale, dovuta indubbiamente a una una mia pervicace volontà di in qualche modo di essere nel film, perché io avevo saputo del film da parte di un mio carissimo amico, un mio collega che è Francesco Guzzo, e che era già nel film, perché è appunto l'attore che interpreta Cacaoba nel film. E appunto lui mi disse: guarda che c'è un film che tratta il caso di Portella della Ginestra, e tra l'altro stanno proprio cercando Pisciotta. E io proprio nel 2001 avevo fatto Pisciotta a teatro in un musical, Salvatore Giuliano, scritto da Dino Scuderi con la regia di Pugliese. Avevo fatto proprio Pisciotta e io sapevo perfettamente proprio di somigliare a Pisciotta, proprio con i baffi io sapevo appunto di somigliare a Pisciotta. Diciamo che la scelta anche nel musical è stata spinta, come dire, favorita pure da questa mia somiglianza. E allora ricordo che chiamai la mia agente di allora, cosa che diciamo non,
con difficoltà in qualche modo avrei fatto altrimenti, se appunto non avessi avuto delle coordinate che mi potessero in qualche modo supportare. Io chiamai la mia agente di allora e proprio le raccontai tutto, le dissi: guarda, c'è questa produzione sulla strage di Portella e stanno appunto cercando un attore per fare Pisciotta, ti prego di chiamare la produzione, ti prego di propormi a questa produzione. Ricordo ancora che quando io andai alla sede della Fandango, ancora ricordo che quando entrai nella stanza dove c'era Paolo alzò lo sguardo, mi guardò e disse, cosa che chiaramente non potrò mai dimenticare, che chiaramente un attore, io allora parliamo credo del 2002, quindi avevo 31 anni, chiaramente non dimentico. Paolo alzò lo sguardo e disse: ah, finalmente abbiamo trovato Pisciotta, perché chiaramente io ci arrivai direttamente con i baffi, cioè direttamente con quell'idea lì del personaggio. E poi subito in qualche modo iniziò questo rapporto di grande ascolto, che devo dire mi stupì tantissimo, nel senso che io ero abituato, come la maggior parte, devo dire, degli attori, ero sempre abituato non a un confronto con un regista, ma spesse volte a una sorta di cioè diciamo di dialogo assolutamente sbilanciato. Il regista in qualche modo ti parla e tu guardi ascoltando e magari appunto annuendo, come fanno i cagnolini dietro, quelli finti nel lunotto della macchina, tanto è la voglia in qualche modo di lavorare. Non c'è quasi mai un rapporto, almeno specialmente all'inizio, paritario. Ricordo che con Paolo nacque subito questo rapporto paritario, tant'è vero che Paolo mi spiegò la sua idea l'idea che aveva nel raccontare quella storia lì, e soprattutto appunto come avrebbe raccontato il mio personaggio. E, tra l'altro, mi ricordo che io poi, vabbè, tornai giù in Sicilia, poi ci siamo rivisti a Verona da Paola Baroni, che è anche la cosceneggiatrice del film. E proprio lì io intanto avevo fatto un lavoro davvero di somiglianza al personaggio, proprio perché Paolo m'aveva detto che all'interno del film ci sarebbero stati dei pezzi dei video dell'Istituto Luce, in cui proprio si vedeva Pisciotta. Quindi non era soltanto un lavoro di interpretazione, ma era proprio un lavoro di somiglianza anche, tant'è vero che nel film c'è proprio un momento in cui io mostro un documento con la foto di Pisciotta, con la foto del vero Pisciotta. Tra l'altro nel film ci sono pure appunto dei video dell'Istituto Luce in cui si vede sia Pisciotta che Giuliano. E allora io feci proprio davvero un lavoro quasi direi didascalico, ma assolutamente per i fatti miei, proprio in questo periodo che andava dal primo incontro con Paolo a Roma, proprio nella sede della produzione, all'incontro successivo a Verona. E, sulla base anche di alcune foto che lui mi aveva fatto avere, foto di Pisciotta e anche appunto del video, io cercai di anche lavorare, proprio cercare di ingrassare per ricordare quella figura lì. È come se io avessi raccontato per immagini la sceneggiatura che riguardava il personaggio di Pisciotta. Quindi avendo la sceneggiatura e poggiando accanto alle singole battute che riguardavano Pisciotta degli atteggiamenti, quasi a fermarli, quindi quasi a raccontare una sorta di prossemica del personaggio. E poi
quando ci incontrammo successivamente con Paolo a Verona, io feci vedere questo mio lavoro. Ricordo che lui lì fu molto contento anche della passione che avevo messo, ma in realtà era anche una sorta di gratitudine nei suoi confronti, proprio per come Paolo si era aveva iniziato un rapporto con me. Tra l'altro ancora ricordo sempre che, arrivato a Verona, Paolo mi disse una cosa che chiaramente non mi è mai più stata ripetuta in tutta la mia carriera, ma non quando avevo 30 anni o 20 anni, ma pure ora che ne ho quasi 50, cioè nel senso, guarda, tu mi piaci, mi disse Paolo, ma io vorrei che tu vedessi un mio film, perché non è detto che io ti piaccia. Io chiaramente, da giovane attore, pensavo, no, mi piace moltissimo, cioè a prescindere, no, per me era un'occasione fare un protagonista a 30 anni, però come posso dire, la caratura, in questo caso mi viene da dire, la caratura morale proprio di Paolo, in quanto proprio uomo che racconta, era a livello tale che mi dice: guarda, io però vorrei che in qualche modo fossimo d'accordo, per cui io ho bisogno di presentarti il mio lavoro, in modo tale che ci sia appunto un dialogo. E appunto ancora, cioè, ci sono proprio delle tappe che io ricordo con grande amore e con grande gratitudine. E poi è iniziato appunto sono iniziate le riprese. A proposito del rigore visivo di Paolo, io ancora ricordo un aneddoto, un po' quello che dicevi tu all'inizio, Daniele, parlando di Paolo. Ancora ricordo un aneddoto che non so se Paolo ricorderà, quando chi è stato? Marras, che ti ha spostato di 2 centimetri la macchina da presa, e tu, proprio in un momento di pausa di Paolo dalla postazione del regista, lui aveva deciso l'inquadratura. Quando Paolo decideva un'inquadratura, stiamo parlando di un'inquadratura decisa al millimetro, non un'inquadratura decisa ai 10 centimetri, ma proprio al millimetro. E appena Paolo si è spostato dalla postazione, io ricordo che Gianni, cioè il direttore della fotografia, spostò leggermente la macchina da presa, appena... E disse: chissà se se ne accorge, ma perché veramente tutti noi, da questo punto di vista, come dire, volevamo, era quasi una sfida, ma com'è, cioè, perché proprio al millimetro, ma che cambia? Chiaramente noi nella nostra, tra virgolette, cioè nel nostro pensiero, diciamo, perché che cambia, un millimetro più, un millimetro meno, che cambia? Ma dai, non se ne accorgerà. Per cui Gianni sposta la macchina da presa. E ricordo che appena Paolo si sedette in postazione, guardò, disse: ma che ma avete spostato la macchina? E chiaramente noi tutti quanti siamo rimasti: ma che? E questo ti dava anche il grande rigore proprio formale, tant'è vero che per me, cioè io credo che per esempio, parlando del mio lavoro, io credo che sia fondamentale incontrare, appunto, come appunto Paolo parlava di Danilo Dolci, io credo che siano fondamentali gli incontri appunto nella vita di ognuno, specialmente nella professione di ognuno, per cui in quel luogo della vita che è l'espressione di sé per gli altri, tra virgolette, e incontrare determinate persone è davvero determinante, perché la lezione di Paolo, quando ricordo, diceva sempre: la mia inquadratura deve essere un'inquadratura che con un'inquadratura io devo raccontare il più possibile, devo dare più informazioni possibili allo spettatore. È anche un poco proprio il concetto di dare l'informazione e non di dare una
una risposta, ma appunto di proporre una domanda. E questo questa è una cosa che mi ha sempre abitato nel corso della mia personale esperienza. Anche quando mi capita di leggere delle sceneggiature, è come se avessi in qualche modo la possibilità di vedere dove c'è un'ideologia e dove in qualche modo si vuole raccontare una storia e si vuole proporre alcune domande. E questo secondo me è davvero importante per quello che riguarda me, ecco, questo. Grazie, assolutamente, grazie infinite. Sì, no, bellissimo, bellissimo ricordo. Poi questa cosa dello scherzo dei millimetri mi sembra estremamente coerente con le inquadrature che ho visto di Benvenuti, quindi è la conferma assolutamente. E prima di chiedere ai professori se hanno delle domande, volevo chiedere se ci potevi raccontare questa ultima esperienza, il lavoro in uscita che è stato fermato a causa Covid. Dici due parole, perché è un titolo che a noi della WICH intriga molto, dato che appunto noi crediamo molto nel lavoro di Benvenuti, vogliamo portare di nuovo in circolazione questi film, ci interessa fare film che raccontano la storia del nostro paese e soprattutto dei dettagli che possano arrivare ai ragazzi. E quello, insomma, il progetto a cui hai lavorato sembra anche quello interessante. Se ci vuoi dire qualcosina. Ma guarda, allora io ho appunto interpretato Pier Santi Mattarella in questo film con la regia di Aurelio Grimaldi che si intitola Il delitto Mattarella. È appunto un'analisi del periodo che gira intorno alla data del delitto, che era il 6 gennaio del 1980. E chiaramente è un'analisi molto verticale, con chiaramente diciamo racconta o comunque vuol proporre appunto delle aperture sulla possibilità che il delitto Mattarella possa non soltanto circoscriversi a un delitto di stampo mafioso, soltanto a un delitto di stampo mafioso, per cui è un'operazione importante senz'altro. La data di uscita era stata fissata per il 19 marzo, poi appunto il lockdown ma è stata rimandata, poi ora non so come si farà, diciamo, come sarà la distribuzione, quando si riaprirà tutto, se magari si vuole pensare a un altro tipo di distribuzione. Sinceramente questo qui io non lo so. C'è sicuramente un film per il cinema, nato per il cinema, diciamo per quel luogo lì. Beh, in tal caso comunque noi circoli del cinema sicuramente ci saremo e ci siamo chiaramente anche per il lavoro del maestro Benvenuti. Io ho ricevuto un messaggio da parte di alcuni studenti che hanno avuto un problema perché YouTube consente solo 200 caratteri e le loro domande superano i 200 caratteri, quindi gli ho chiesto di scrivermi in attesa di sentire i ragazzi che cosa vogliono chiedere, e inviterei il professor Silvio e il professor Berducci a fare qualche domanda, un piccolo approfondimento. Ma io vorrei, se posso, più che rivolgere una domanda, veramente ringraziarvi per questa giornata e per questa occasione, perché intanto ringrazio la WICH per aver organizzato questo incontro e ringrazio Paolo Benvenuti, con il quale abbiamo avuto la possibilità appunto con i nostri studenti di incontrarlo in più occasioni e di approfondire il suo cinema. Io quello che auspico più che altro è che ci sia nell'era di un cinema che per certi aspetti soffre, nell'era di Netflix, nell'era di una
come dire, ridefinizione del fruire cinema, che ci sia la possibilità anche per questo cinema che vuole conoscere, che vuole anche sollevare questioni scomode, che ci sia la possibilità di produrlo e di fruirlo. E quindi io credo che i circoli del cinema in questo possano svolgere un ruolo, e appunto auspico che ci sia anche la possibilità per Paolo Benvenuti di riscattare anche alcuni anni di, come dire, di oscuramento, insomma. E quindi questo è un auspicio più che altro, e vorrei lasciare la parola poi ai ragazzi e alle loro domande. Tra l'altro non so, Daniele, se è possibile casomai fargli entrare anche in voce, insomma, o altrimenti dobbiamo mediare le domande, ma insomma, visto che forse abbiamo anche un margine per far entrare qualcuno, forse si può prevedere anche la possibilità di farli parlare direttamente. E quindi ringrazio ancora tutti per questa giornata e per questo momento. Grazie infinite. Io sento però il professor Babucci che parla, ma non lo sentiamo. C'è il microfono. Ok. No, io ci sono, sono rientrato. Ok. No, anch'io non vorrei rubare tempo prezioso se ci sono domande per gli studenti. Volevo solamente ringraziare ulteriormente Paolo perché ha citato più volte mio zio Angelo Labella e la moglie, la Megarolo, che erano appunto sono stati anche degli storici molto, molto assidui e molto importanti. Quindi grazie ancora Paolo, grazie a Daniele per l'organizzazione. Veramente lascerei il tempo a disposizione per le domande degli studenti. Grazie. Allora, grazie. I ragazzi hanno assolutamente ascoltato l'invito del professore, ma sono totalmente intimiditi da questi giganti, e quindi di entrare nella chat non se la sentono. Massimo, secondo me siete dei supereroi da un certo punto di vista, sappiatelo. Quindi è perché ci vuole comunque tanto coraggio a fare queste scelte nella carriera, sinceramente. Per cui è molto importante che i ragazzi vi conoscano, che i ragazzi vi ascoltino, che i ragazzi vedano quello che fate. Allora, io comincerei da Giulia, che scrive così: da ex studentessa del liceo che conosce molti studenti che ancora lo frequentano, nessuno di noi ha mai affrontato questa pagina di storia, della nostra storia a scuola. E quindi la domanda è rivolta a Benvenuti: cosa pensa di questa sconcertante verità e crede che l'inserimento dell'educazione cinematografica nei programmi scolastici possa essere un modo per far conoscere alle nuove generazioni queste storie? Io penso di sì, però facendo una distinzione, perché ci sono film e film. Allora, se il film è veramente un supporto didattico, deve essere un film di domande e non un film di risposte. Ci sono troppi film che dicono la verità. Io non credo nella verità. Io credo nella ricerca. E la ricerca è qualcosa che non ha a che fare con la verità, ha qualcosa a che fare con lo scavare, con il cercare di capire, cercare soprattutto di capire l'epoca, di capire il tempo, il luogo, l'ambiente, le situazioni, che sono complesse. Per cui certi film che vogliono assurgere a portatori di verità mi preoccupano molto, molto nella scuola proprio. E, come sapete, io ho avuto, proprio per il tema trattato dal mio film Segreti di Stato, ho avuto uno scontro diretto con Francesco Rosi per il suo film Salvatore Giuliano, e a proposito di questo io ho detto: quello è un film di verità, il mio è un film di ipotesi. La differenza in che cosa consiste? Consiste proprio dal punto di vista della forma, no? Il film di Rosi ha scelto come forma espressiva il documentario, è un film documento, no? Sembra girato veramente mentre i fatti accadono, mentre i fatti stanno accadendo. C'è una verità fotografica
geografica, una verità ambientale, una verità addirittura, dico solo una, il maresciallo dei carabinieri che si vede nel film di Rosi è esattamente lo stesso maresciallo dei carabinieri che ha cercato di arrestare Salvatore Giuliano, per dire. È un film documento. Un ritorno di voce. Sì, qualcuno è collegato anche a YouTube e quindi si sente forse i riflessi, il ritorno dell'intervento. Dire che sarebbe interessante fare un dibattito che non è mai stato fatto, nonostante che molti giornalisti l'avessero chiesto, un incontro dibattito fra me e Rosi, che Rosi si è sempre rifiutato di fare. Perché? Io sostengo che il film di Rosi è un film in cui fa diventare verità storica una verità giuridica. Cioè il film di Rosi è la rappresentazione come verità storica di una verità giuridica. Vi faccio solo un esempio. Nel film di Rosi si racconta che a sparare a Portella della Ginestra si mostra sullo schermo. Che a sparare a Portella Ginestra c'era una banda di Giuliano formata da 30 uomini, mentre ci sono ben 9 testimoni oculari presenti a Portella Ginestra, di cui uno addirittura era un perito militare, che dicono che Giuliano era soltanto con 11 uomini. Allora, perché Rosi mostra nel suo film 30 uomini? Perché questa cosa dei 30 uomini era stata stabilita dal processo di Viterbo. Per un motivo molto semplice, perché erano stati raccolti sul luogo della strage da dei militari arrivati per primi sul luogo pochi minuti dopo la sparatoria, avevano individuato le postazioni di tiro dei banditi e avevano raccolto sul terreno intorno a Portella oltre 800 bossoli. Siccome si sapeva perfettamente che tipo di armamento avevano gli 11 uomini che erano con Salvatore Giuliano, più Giuliano con la sua mitragliatrice, nei pochi minuti che queste armi hanno sparato, non potevano aver sparato 800 bossoli. Il che significava che c'erano altre postazioni di tiro, c'era altra gente che sparava intorno a Portella della Ginestra. Ma siccome quell'altra gente non doveva risultare presente per motivi politici, bisognava che Giuliano avesse con sé 300 o altre 18 persone per poter giustificare la presenza sul terreno di quegli 800 boss. Questo è il risultato. Per cui che cosa è successo? È successo che i carabinieri, poco tempo dopo la strage, sono andati a Montelepre, paese di Giuliano, hanno arrestato 18 ragazzotti, alcuni veramente giovanissimi, 16-17 anni, li hanno portati in caserma e a forza di bastonate li hanno costretti a sottoscrivere dei verbali di autoaccusa. Per cui questi ragazzi a processo di Viterbo hanno ritrattato e hanno raccontato come erano state estorte queste confessioni, già preparate, già scritte, ma i giudici non li hanno creduti. Non hanno creduti. E non ha creduto nemmeno Rosi, tant'è vero che Rosi mostra nel film Giuliano che insegna, gli uomini di Giuliano che insegnano a sparare a questi ragazzini che non sapevano nemmeno sparare e che li porta con sé a sparare a Portella della Ginestra per giustificare i famosi 800 bossoli. Ecco, tanto per farvi capire. Ecco, questo è un elemento che dimostra che il film di Rosi non è un film di verità storica, ma è un film di verità giuridica, cioè sposa le tesi del Tribunale di Viterbo, tesi volute da Scelba e dal potentato di quel tempo. Ma la cosa ancora più grave che io di cui ho accusato Rosi, di cui lui non si è minimamente difeso, è che c'è un falso nel suo film. Nel suo film così realistico c'è un falso, c'è una scena che, se voi vi ricordate il film, potete andarla a rivedere, dove a un certo punto la città di Montelepre è militare, e il comando militare aveva fatto il coprifuoco e gli abitanti di Montelepre non potevano uscire di casa.
A un certo punto arriva il messo comunale e annuncia che il comando militare ha permesso, premette agli abitanti di Montelepre di uscire per un'ora per andare a comprare la roba da mangiare, per andare alla fontana a prendere l'acqua, per minima sussistenza. Bene. Per cui si vede la gente che esce di casa e va alla fontana con le bestie a far bere, a bere gli animali, eccetera. Contemporaneamente si vede sul monte che sovrasta Montelepre Giuliano con la mitragliatrice che, come la gente esce e va alla fontana, comincia a sparare su questa gente. Ecco, questo episodio è assolutamente falso, non è mai accaduto. Cioè, Giuliano non ha mai sparato contro i propri gli abitanti del proprio paese, di Montelepre. Ma questa scena, dal punto di vista drammaturgico, era importantissima perché serviva, siccome la scena su Portella non era vista dal punto di vista di Giuliano, ma era vista dal punto di vista delle vittime, siccome poco prima il pubblico cinematografico aveva visto che Giuliano era un bandito che sparava addirittura su donne e bambini del proprio paese, proprio stesso paese, Montelepre, era evidente che era Giuliano a sparare sulla gente di Portella della Ginestra. Ecco, questa è una costruzione drammaturgica di sceneggiatura che è servita a sancire quella verità sull'episodio di Portella della Ginestra che è ancora tutta da stabilire. Ecco, per cui quando si presentano i film, ritorno alla domanda della ragazza, quando si proiettano dei film nelle scuole, bisognerebbe però che gli insegnanti si rendessero conto, fossero consapevoli dei pericoli di certi film che vengono osannati magari dalla storia del cinema e dai critici e rispetto a quello che possono dare produrre nella mente dei giovani che non hanno strumenti critici sviluppati per poter capire di che cosa stiamo parlando. Per cui l'introduzione del cinema nella scuola è una cosa che io ritengo valida, ma soltanto se chi li porta nella scuola questi film li porta non per fare un'ora di lezione tranquilla senza rompimenti di scatole, come fanno tanti insegnanti, tanti cattivi insegnanti, ma veramente per utilizzarli in senso critico e in modo tale che i ragazzi vengano arricchiti da questa esperienza cinematografica e non condizionati da cosiddetti film della verità. Questa è la mia opinione. Scusa Paolo, tornando a Rosi, volevo chiedere, secondo te tu hai un'idea del perché Rosi fece un film del genere in quel momento storico? Ma ho un'idea, la mia idea ce l'ho, perché devi sapere che nel 1999 fu restaurato il film Salvatore Giuliano e fu presentato in anteprima al Festival di Locarno. In quell'occasione Rosi rilasciò un'intervista alla rivista Il Pardo News, la rivista del Festival, e rivista che io conservo. Il titolo dell'intervista era: è grazie al mio film che in Italia è nata la Commissione Parlamentare Antimafia. Questo titolo mi ha colpito particolarmente. Mi sono letto l'articolo e di quello che dice il titolo non si fa parola. Però il titolo c'era, per cui se c'era voleva dire che Rosi l'aveva detta quella frase. Che cosa significava quella frase? Ecco, a quel punto io mi sono posto una serie di domande e ho fatto le mie ricerche. E che cosa ho scoperto? Ho scoperto che effettivamente la richiesta di istituire in Italia una commissione parlamentare antimafia risaliva addirittura al 2 di maggio del 1947 da parte dei socialcomunisti. E da allora incessantemente è stata fatta continuamente. Ogni volta che in Sicilia veniva ammazzato un sindacalista, che venivano fatte stragi di mafia, in Parlamento i comunisti e i socialisti chiedevano l'istituzione parlamentare antimafia, ma da parte democristiana e soprattutto da parte di Scelba la risposta era sempre la stessa: la mafia non esiste, è un'invenzione dei comunisti, per cui è inutile fare la commissione parlamentare antimafia. Allora il problema era, per i comunisti, secondo me, questa è tutta la mia ipotesi, perché i democristiani non vogliono che si faccia una commissione parlamentare antimafia?
E la risposta era molto semplice, perché i democristiani non volevano che commissari dell'opposizione, cioè socialcomunisti, potessero mettere le mani e gli occhi sulle carte segretate riguardanti Portella della Ginestra. Per cui tutti gli atti relativi a Portella della Ginestra sono stati segretati, sono stati resi segreti di Stato. Bene, cosa succede qua? Quando finalmente, dopo anni ripetuti, i comunisti si rendono conto che il nodo è Portella della Ginestra, secondo me, hanno chiesto semplicemente a Rosi di fare un film che decretasse come verità sancita e condivisa anche dalle sinistre quella stabilita dal processo di Viterbo, e cioè che la strage di Portella della Ginestra era stata compiuta da Salvatore Giuliano, istigato da ambienti mafiosi e misteriosi ambienti mafiosi siciliani. Punto. Fine. Questa è la mia idea. Infatti, se andate a vedere quando è nata in Italia l'antimafia, è nata 2 mesi dopo l'uscita del film di Francesco Rosi, nel 1962. Allora, io credo che il film di Rosi, esaltato in maniera incredibile da tutta la critica, eccetera, eccetera, avesse una funzione molto precisa, quella di messaggio politico, che la sinistra mandava alla Democrazia Cristiana dicendo: guardate, abbiamo stabilito che di Portella della Ginestra non ce ne può fregare di meno, chiudiamo, mettiamoci un bel pietrone sopra a Portella della Ginestra, ma perlomeno facciamo una commissione che indaghi su tutte le altre stragi venute successivamente. E così nasce la commissione parlamentare antimafia. Ecco perché Rosi gli scappa detto quella battuta: e grazie al mio film che in Italia è nata la commissione antimafia. Questo è quello che io penso. È un'ipotesi, ma è un'ipotesi secondo me molto verosimile. Forse nella ricerca della verità dovremmo chiedere a Flamini, probabilmente ne sa qualcosa. Beh, io sono un sacco di stimoli che dà Benvenuti. Penso che è palese a tutti l'approfondimento che c'è dietro le sue affermazioni, e già questo ci deve far riflettere su come è stato costruito il film, cosa che non è da tutti. Poi mi viene da dire, la questione dei documenti, io prima l'ho accennato, noi non abbiamo oggi tutti i documenti disponibili. Io faccio parte di una commissione di declassifica della documentazione riservata che va sulle stragi che sono avvenute in Italia. È la famosa direttiva Renzi, forse qualcuno ne ha sentito parlare, che a un certo punto Renzi ha fatto questa direttiva dicendo: tutti i documenti sulle stragi avvenute in Italia dal 69 all'84, perché... diciamo, Portella della Ginestra, teoricamente, essendo passati così tanti anni, non dovrebbe essere sottoposta a nessun segreto. Qui il problema non è il segreto, qui il problema è che nel corso degli anni la documentazione è scomparsa e ci sono tantissimi buchi nella storia e nella ricostruzione di questi fatti. Anche i film che sono stati fatti su queste cose ci devono far riflettere, perché sono delle storie a sé. Cioè, dietro questo film... questo film che ovviamente di cui stiamo parlando oggi, ma dietro tanti altri film, c'è la storia di quello che, perché quel film è nato in quel contesto. Faccio un esempio su tutti: Sbatti il mostro in prima pagina. Penso che tutti quanti avete l'idea di questo film di Bellocchio, quando uscì, un giovanissimo Bellocchio. Quel film allora era la trasposizione di questo, diciamo, capro espiatorio, se così si può dire, della strage di Piazza Fontana, questo ballerino che si era detto essere il mostro che aveva piazzato la bomba. Bellocchio, in chiave interpretativa, fa questo film. Tra l'altro, io l'anno scorso ho fatto per 2 anni con Benedetta Tobaggi un progetto sul Mamiani, il liceo Mamiani di Roma, sul cinema e il terrorismo. Lo dico perché sono assolutamente d'accordo con Benvenuti. Quando si lavora con le scuole, con il cinema, con i film, con i documentari, bisogna calare nel periodo quel film, quando è uscito, qual era il contesto, e sicuramente raccontare tantissime altre cose che ci sono intorno. Con Walter quest'anno dovevamo iniziare col liceo Talete,
un progetto sul 1980, speriamo di non farlo. Il 1980 è l'anniversario di tantissime cose, la strage di Bologna, l'omicidio del giudice Amato, Walter Tobagi, tantissimi altri persone che abbiamo negli anni che sono state uccise. Paolo Benvenuti raccontava la mattanza dei sindacalisti e dei comunisti in Sicilia in quegli anni. Questa è una cosa che c'è un buco nero enorme. E per lasciare la parola agli studenti, ma per aggiungere a quello che diceva Benvenuti prima, la commissione antimafia che si è occupata della strage di Portella della Ginestra, e come voi sapete le commissioni parlamentari sono poi pubbliche teoricamente, è stata la prima commissione che per un vizio di forma è stata classificata. Quindi se si vuole consultare questa commissione, io lo dico perché noi ce l'abbiamo in archivio, e negli anni c'è stato un via vai da magistrati, da carabinieri, persone che non riuscivano a consultarla alla Camera dei Deputati e venivano a consultarla all'archivio Fiamini. Capite bene, non è proprio una cosa legittima. Questo perché i documenti sono la cosa più potente che esiste in una democrazia, quindi la conoscenza, la consapevolezza. Quindi per me ben vengano tutte le volte ci sono momenti di approfondimento, che siano cinematografici, che siano di dibattito, ma magari un dibattito Benvenuti Rosi, io sarei stata entusiasta, no? Perché comunque nel confronto c'è sempre uno stimolo in più. Quindi adesso mi taccio, lascio la parola ai ragazzi perché sono molto curiosa delle loro domande. Grazie. Scusate, volevo raccontare un piccolo episodio divertente. Dovete sapere che nella mia città, Pisa, c'è un cineclub che tra l'altro ho fondato io, che si chiama Arsenale, Cineclub Arsenale. Bene, qualche anno fa, diversi anni fa, quando il film mio era già uscito da un po' di tempo, l'Arsenale ha invitato Rosi a proiettare appunto Salvatore Giuliano al Cineclub Arsenale. E io ho avvertito, Rosi è venuto, la mattina ha incontrato le scuole, ha proiettato il film per le scuole, eccetera, eccetera, e la sera doveva fare la proiezione per il pubblico. Allora io ho avvertito l'Arsenale, dice: guardate, stasera io sarò in sala e farò alcune domande a Francesco Rosi. Bene, non c'è stato il dibattito, Rosi ha preso il primo treno e è scappato, tanto per dirvi come era la situazione. E allora ci ricolleghiamo un pochino alla questione, non tanto alla questione Rosi, ma alla figura di Giuliano, perché la prima domanda era di Giulia Pangallo. Davide Vaiardo ci chiede questo: l'utilizzo della docufiction crea per lo spettatore una storia sicuramente interessante e accattivante, lasciando intelligentemente sospesi alcuni quesiti sulla realtà della vicenda e su alcune motivazioni dei personaggi. Tuttavia viene lasciato un po' nell'ombra il personaggio di Giuliano, cardine centro della vicenda. Ha scelto di non tratteggiare a fondo questo personaggio per non far prendere alla narrazione una deriva troppo documentaristica, ricostruttiva degli eventi precedenti al fatto di Portella della Ginestra? È elaborata la domanda, qua Davide ha studiato, se l'hai guardato bene. Non ho capito, io non ho mica capito. Io credo che quando ho tratteggiato poco Salvatore Giuliano. Però le povere, la domanda è questa: cioè Giuliano sembra un po' in secondo piano, e si voleva capire, Davide, la scelta di lasciarlo molto in ombra rispetto ad altre figure. Ma è molto semplice, perché Giuliano era morto al tempo del processo, per cui io avevo a disposizione di Giuliano soltanto alcune lettere, alcune rivelazioni, alcune cose che erano tra i documenti ritrovati. Ma lui come personaggio all'epoca del processo era stato, diciamo che il processo di Viterbo sono stati due, uno del 50 e uno del 52. Tra i due il processo del 50 si è interrotto proprio per la morte di Giuliano. E il processo del 52 ha visto come protagonista Pisciotta, che sapeva tutto, cioè le cose che sapeva Giuliano le sapeva anche Pisciotta. Il problema era lavorare sulla figura di Pisciotta, visto che la figura di Giuliano, tant'è vero che io sono andato addirittura a Montelepre, ho intervistato a lungo anche la sorella di Pisciotta, cioè ho fatto un lavoro piuttosto complesso per ricostruire quanto Pisciotta poteva sapere o non sapere. Ho conosciuto i suoi avvocati,
gli avvocati di Pisciotta li ho interrogati, cioè ho fatto un lavoro soprattutto sulla figura di Pisciotta, anche perché dal punto di vista proprio drammaturgico la figura di Pisciotta è una figura straordinariamente tragica e complessa, non solo, ma la sua morte, così come è stata ricostruita anche soprattutto nel film, è, come dire, la prova del 9 del fatto che dietro la strage di Portella della Cenerentola c'era una grande regia. C'era una grande regia dietro la strage di Portella, ma come c'era una grande regia dietro la morte di Pisciotta. Una regia che aveva come obiettivo il depistaggio. Il depistaggio nel primo caso e nel secondo caso, cioè sulla strage di Portella e sulla morte di Pisciotta. Dovete sapere che nel primo maggio del 1997, cioè al 50° anniversario della strage, l'associazione delle vittime della strage di Portella si è presentata ai due uomini politici presenti quel giorno a Portella, e che erano Ottaviano Del Turco, presidente della Commissione parlamentare antimafia, e Walter Veltroni, vicepresidente del Consiglio del governo Prodi. Bene, queste vittime della strage di Portella si sono avvicinate ai due politici e hanno chiesto ufficialmente in quell'occasione di desegretare la documentazione che loro potevano come politici avere la possibilità di farlo. Bene, entrambi promisero pubblicamente che l'avrebbero fatto appena rientrati a Roma. Cosa è successo? È successo che dopo due mesi c'è stata la crisi di governo, del governo Prodi, è caduto il governo Prodi, è venuto fuori il governo D'Alema e vicepresidente del Consiglio del governo D'Alema era Sergio Mattarella, con responsabilità sul segreto di Stato. A proposito dei documenti poi scomparsi su Portella Ginestra, che erano presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, io non voglio lanciare sospetti, però è strano perché proprio Sergio Mattarella, che in qualche modo aveva un familiare, suo padre, coinvolto nella storia di Portella della Ginestra. Bene, quello che voglio dire è che mentre Ottaviano Del Turco ha mantenuto la promessa e ha mandato tutta la documentazione relativa alla strage di Portella, che era presso la Commissione Antimafia. 6 o 7 volumi rilegati di 1000 pagine l'uno, cosa che io mi sono letto tutti, e erano tutte carta straccia. Tutto, era tutta robaccia, articoli di giornale, cosa ci fosse da segretare in quelle carte non l'ho capito, fino all'ultimo volume, dove alla fine ho scoperto una cosa interessantissima che secondo me era sfuggita agli occhi dei censori, e cioè tutte le indagini relative alla morte di Pisciotta. Per cui la ricostruzione che i segreti di Stato fa sulla morte di Pisciotta non è un'invenzione drammaturgica alla Hitchcock, come qualcuno ha pensato e ha scritto, ma è il risultato di quello che è uscito fuori dalle carte desegretate dalla Commissione parlamentare antimafia. Per cui la regia della morte di Pisciotta, appunto, è una grande regia, è una cosa di un'intelligenza incredibile, dove veniva fuori chiaramente che Pisciotta non è stato affatto avvelenato con il caffè, come si è detto e come si continua a dire anche l'altro giorno alla televisione, a un programma sulla storia, si continuava a dire che Pisciotta era stato avvelenato col caffè. No, Pisciotta è stato avvelenato col Vidali, con un medicinale che gli era stato diagnosticato dal medico del carcere, e che guarda caso quel Vidali, quel medicinale, non era in commercio in Italia. Non era in commercio in Italia, ma si poteva trovare soltanto alla farmacia del Vaticano. Per cui è chiaro che un medicinale che poteva essere uscito soltanto dalla farmacia del Vaticano non poteva essere motivo di indagine. Per cui alla fine
è passata la cosa del caffè. Ma la cosa interessante è che quel caffè che aveva preparato Pisciotta stesso e che era stato versato in due tazzine, una per sé e una per suo padre che condivideva con lui la cella, è stato zuccherato con lo stesso zucchero, zucchero dentro il quale poi è stata trovata la strichinina. Per cui, siccome il padre non è morto e Pisciotta è morto, sapete com'è finita? È finita che alla fine è stato accusato e condannato all'ergastolo il padre di Pisciotta come uccisore del proprio figlio. E così è stata fatta la quadratura del cerchio. Tanto per farvi capire, appunto, come lavora la grande regia che sta dietro le quinte. Allora, io passerei alla domanda di Pietro De Luca. E, dunque, Pietro in realtà un po', devo dire, una parte della risposta alla sua domanda già c'è stata, perché abbiamo parlato anche di problemi per quanto riguarda la ricerca delle informazioni. Un secondo che identifico la domanda, in questo momento non la riesco più a trovare, arrivo. Allora, eccola qua la domanda. Durante le ricerche per il film, ha trovato informazioni ancora inaccessibili al pubblico? C'è stata qualche resistenza? Un po' se ne è parlato, un po' lo hai già detto, insomma. Ma sì, dunque, devo dire che la cosa che è portata fuori, interessante, le cose più interessanti sono uscite dai documenti americani. I documenti americani intanto che hanno permesso di ricostruire, c'è un ritorno strano di voce, di ricostruire il ruolo e la funzione dei neofascisti, cioè degli ex uomini della decima Hamas come braccio armato dello spionaggio americano in Italia. E questa è stata una cosa molto importante perché fino a quel momento non si era parlato. Addirittura diciamo che il Gladio, che poi verrà fuori dopo, nasce in qualche modo, è figlia di questo braccio armato che all'inizio era stato costituito dagli uomini della decima massa di Lino Valerio Borghese. Questo per esempio è una cosa che è venuta fuori dai documenti. Ma il documento più incredibile che era stato trovato tra le carte americane era un rapporto di Andreotti, e sulla figura di Andreotti ci sarebbe da fare un piccolo intervento, perché dovete sapere che Andreotti in quel rapporto che risaliva al 47-48, gli anni 47-48, quando lui era sottosegretario alla presidenza del Consiglio di De Gasperi, lui manda un rapporto, e chiaramente è un rapporto quotidiano che lui manda regolarmente, sui movimenti di De Gasperi. Cioè lui stava spiando De Gasperi per conto della CIA. Allora, a quel punto abbiamo deciso di fare una ricerca sul ruolo di Andreotti nel governo italiano. Abbiamo fatto una scoperta. Abbiamo scoperto, cioè, che come nasce Andreotti politicamente? Andreotti era il segretario particolare di un frate domenicano belga che si chiamava padre Felix Morlion. Padre Felix Morlion era il fondatore dell'Università Prodeo. L'Università Prodeo era, come dire, la copertura dei servizi segreti del Vaticano negli anni a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, i primi anni degli anni 50, fino agli anni 50. Poi questa università è stata comprata dalla Confindustria. Bene, Andreotti era l'uomo di fiducia di padre Morlion. Quando c'è stata la crisi di governo dopo la strage di Portella della Ginestra nel 47, e per una ventina di giorni, 25 giorni, c'è stato un vuoto di potere in Italia perché c'era un conflitto tra gli americani e il Vaticano sul ruolo di De Gasperi. Cioè, il Vaticano voleva che in Italia la presidenza del Consiglio fosse tenuta da De Gasperi, gli americani non lo volevano perché non si fidavano di De Gasperi.
perché De Gasperi, fuori diciamo dall'ufficialità, si incontrava segretamente spesso con Togliatti per mettersi d'accordo sui massimi sistemi che riguardavano l'Italia, perché fino al 10 maggio del 47 non ci dimentichiamo che i comunisti erano al governo, c'era il governo di unità nazionale dove i comunisti erano al governo. Poi cade il governo di unità nazionale proprio dopo la strage di Portella della Ginestra. Ecco perché è così importante Portella della Ginestra, perché fa cadere di fatto il governo di unità nazionale, i comunisti e i socialisti vanno all'opposizione e c'è un vuoto di potere. In quel vuoto di potere c'è questo conflitto fra Vaticano e gli americani. A un certo punto la soluzione la trova proprio Morillon, il quale dice: state a sentire, la soluzione è questa, facciamo che De Gasperi continui ad essere il presidente del Consiglio, ma mettiamogli una pulce che controlli regolarmente i suoi movimenti per vedere se continua a mettersi d'accordo fuori portata con l'opposizione. E questo è il ruolo di Andreotti. Andreotti comincia la sua folgorante carriera politica proprio lì, grazie a questo fatto di essere sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel 47, subito dopo la strage di Portella della Ginestra. E da quel momento farà il suo servizio, quello cioè di essere il controllore di De Gasperi per gli americani. Questo tanto per dirvi, e questa documentazione l'abbiamo trovata tra le carte americane portate via da Washington. Tenete presente che finita l'amministrazione Clinton, Bush poi ha risegretato quelle carte, però noi nel frattempo le avevamo già portate in Italia. Allora, in realtà ci sono un po' di domande anche dalla rete, quindi vi leggerei quello che ci chiedono su YouTube. Beh, intanto comunque c'è l'entusiasmo di Paolo Alosio, che è il presidente del Circolo del Cinema Ciro Capriccioso, che a quanto pare è un grande fan del Confortorio, quindi è un film che sicuramente lui vorrà portare. Però ci chiede: come si passa dal documento al cinema? Quali sono le scelte artistiche e narrative che Paolo Benvenuti ha adottato per dare forza al film? Lui ha percepito come decisivi i movimenti di macchina. Mi fa un po' ridere, i movimenti di macchina sono una cosa, no, a parte gli scherzi, ma i movimenti di macchina sono sempre funzionali all'azione, non sono una, perlomeno per me, non sono un gioco stilistico. Devo dire però che c'è un movimento di macchina che in qualche modo è fatto strizzando l'occhiolino a un grande del cinema degli anni 50, Orson Welles, nel film, proprio l'inizio del film, proprio la partenza del film, c'è un piano sequenza con l'entrata in carcere dell'onorevole, che la macchina presa fa un movimento molto complesso che nessuno vede in realtà, perché è talmente preso lo spettatore da quello che accade che non si rende conto che della complessità del movimento di macchina che c'è dietro. E devo dire che nel mio cinema una cosa fondamentale è la scelta dello sguardo. Cioè, io mi sono sempre domandato, facendo film storici, mi sono sempre domandato: ma come si guarda un episodio accaduto nel passato? Con gli occhi del presente, di oggi, del 2020, o bisogna fare uno sforzo intellettuale e culturale per cercare di guardare quell'episodio con gli occhi di quel tempo? Ecco, io sono per la seconda ipotesi. In tutti i miei film ho cercato di, nei limiti del possibile, di recuperare lo sguardo dell'epoca che stavo filmando. Per cui quando ho fatto film nel Medioevo sono andato nel Medioevo, quando ho fatto film nell'Ottocento sono andato nell'Ottocento, eccetera. Attraverso, per esempio, un lavoro sulla storia dell'arte, cioè sono stati i pittori del tempo che mi hanno suggerito quale poteva essere lo sguardo di quell'epoca.
Ma parlando di portiere della Ginestra, parlando di un episodio avvenuto negli anni 50 del Novecento, non potevo rifarmi ai pittori del Novecento, mi sono rifatto ai grandi maestri del Novecento, e i maestri miei di riferimento sono stati sostanzialmente due: Rossellini e Hitchcock. Sono questi i due punti di riferimento, con una specie di, come dire, di piccola deviazione nei confronti di Orson Welles, semplicemente perché l'attore che interpretava il personaggio dell'onorevole mi ricordava moltissimo fisicamente Orson Welles, per cui ho detto voglio fare un piccolo omaggio a Orson Welles facendo un movimento tentando con molta umiltà di fare un movimento di macchina che fosse un omaggio a Orson Welles. Ecco, così nasce l'incipit del film, con l'entrata dell'onorevole dentro il carcere. Che dire? Quello che volevo dire, e so che c'è Gianni Marras in ascolto perché non è apparso in video ma è in ascolto, ci sta sentendo, devo dire che con Gianni abbiamo fatto un lavoro molto interessante sulla fotografia, perché io ho detto a Gianni io vorrei una fotografia anni 50, un po' diciamo come se si usasse la pellicola Ferrania, ecco, e soprattutto vorrei ispirarmi a una fotografia di un cinema leggero, del cinema americano, della commedia, perché vorrei rappresentare un dramma così tremendo, come dire, così tragico come la strage di Portiere della Ginestra, però lo vorrei rappresentare con uno sguardo leggero, per cui del cinema leggero di quegli anni, per cui Hitchcock, per quanto riguarda, cioè un omaggio, cioè come inizio il film con un omaggio a Orson Welles, chiudo il film con un omaggio a Hitchcock. La morte di Pisciotta è dichiaratamente un omaggio al cinema di Hitchcock, laddove appunto lo spettatore sa qualcosa che il protagonista non sa. Infatti lo spettatore sa che qualcuno gli ha cambiato il Vidalin, gli ha cambiato nell'armadietto la bottiglietta del medicinale mettendogliene una avvelenata, ma il protagonista non lo sa, esattamente come succede nei film di Hitchcock. Ecco, questo amore per un certo tipo di cinema è stata un po' la, come dire, lo spirito col quale io ho affrontato questa storia. Ecco, non so se ho risposto all'amico che faceva la domanda, ma comunque grosso modo è questo. Sì, direi che è soddisfatto. Abbiamo un'altra domanda e direi che possiamo concludere con questa. Domenico Rocchi domanda: signor Benvenuti, crede che oggi sia ancora possibile fare film del genere di chiaro impegno politico senza pigiare fino in fondo il tasto della spettacolarità? Ma io posso dirti che io lo farei volentieri, non me lo fanno fare, per cui sai, sono 12 anni che io vorrei fare di altri film. Pensate che il cosiddetto Ministero del Turismo e Spettacolo, quello che rilascia la patente di film di interesse culturale nazionale, mi ha bocciato ben 5 sceneggiature negli ultimi 12 anni, per cui che vi devo dire? Il cinema che dà risposte si può fare, il cinema che pone domande non si può fare, perché il cinema che pone domande presuppone l'intelligenza dello spettatore. Il cinema che dà risposte presuppone l'analizzazione del rapporto tra cinema e spettatore. La spettacolarità mi interessa relativamente, non so cosa voglia dire spettacolarità, gli effetti speciali, non lo so, io ho scritto una sceneggiatura ultimamente, la sesta sceneggiatura, che ancora non è stata rifiutata perché non l'ho ancora presentata, e dove c'è un personaggio che c'è una scena con un drone che dove utilizzo questo drone, in realtà questo drone è il diavolo e c'è un personaggio che lo prende a bastonate, per cui si vede nel film qualcuno che sbastona in cielo questo occhio che lo guarda dall'alto, e alla fine è una bella botta e l'occhio
che si spenge, ecco, insomma, questa è la mia idea dell'uso dei droni a proposito della spettacolarità. Odio le immagini fatte dal drone, perché sono immagini assurde, disumane. Sono il punto di vista di chi è. Io invece credo nella personalizzazione del punto di vista. Io mi assumo la responsabilità del punto di vista. Il famoso millimetro che ha raccontato prima David è vera. Lui l'ha un po' addomesticata. In realtà la cosa era molto più grave, perché non era il mio direttore della fotografia a aver spostato la macchina. Ma questa ve la riracconto io, perché è stata molto divertente. Dovete sapere che un mio modo di dire quando faccio le inquadrature, e Gianni Maras questa cosa la conosce perfettamente, è che voglio quell'inquadratura lì, e quando non si arriva a quell'inquadratura mi capita spesso di dire: mi sposti per favore la macchina un quarto di millimetro a destra. Io lavoro sui quarti di millimetri. Allora, questo mio modo di dire un quarto di millimetro aveva scioccato il capo elettricista, che era un vecchio signore che aveva lavorato con tutti i più grandi registi italiani, Fellini, Rossi, e non aveva mai sentito dire un regista che diceva: mi sposti di un quarto di millimetro a destra l'inquadratura. Per cui quando sono poi uscito, dopo aver trovato l'inquadratura, sono poi uscito, è stato lui, il capo elettricista, che ha spostato di 2 millimetri l'inquadratura, e ha detto: figuriamoci se ne accorge. E Mara si è detto: guarda che se ne accorge, lo conosco, se ne accorge. No, impossibile, mai sentito. Infatti quando sono rientrato a circa 3 metri di distanza dal monitor ho detto: chi è quello stronzo che ha spostato la macchina da presa di 3 millimetri? E allora il capo elettricista ha detto: maestro, sono stato io. E da quel momento mi ha chiamato maestro. E questo per chiudere. Per cui la scelta delle inquadrature è una scelta morale, dove un regista esprime il proprio punto di vista ideologico, culturale, morale, etico, eccetera. Per questo io dico che l'inquadratura la deve scegliere il regista, perché si deve mettere in gioco, ci deve mettere la faccia in quello che fa. Invece oggi il 99% dei registi l'inquadratura le fanno fare l'operatore. Ci mi fai un totalino, mi fai un primo piano, e quello le fa il primo piano, cioè che è l'abbandono totale della presa di responsabilità. Ecco, i film italiani non hanno una presa di responsabilità da parte dei registi. E io non amo il cinema italiano. Bene, con questa frase bella, lapidaria, possiamo chiudere la nostra... però insomma è efficace, insomma, perché in realtà uno dei nostri problemi forse è proprio quello che facciamo una gran fatica ad affrontare tematiche che riguardano le verità scomode, e forse ne abbiamo anche un po' troppo, chi lo sa. Io ringrazio infinitamente tutti, voglio assolutamente che questa esperienza si ripeta dal vivo con i ragazzi dell'università, con gli operatori, spero che si possa fare al più presto, che il tutto si risolve. È stata una cavalcata pazzesca per noi della Witch da quando è iniziata l'emergenza a fare dirette, fare queste cose, e questo bellissimo regalo che ci avete fatto voi. Si pensava fosse un po', insomma, la chiusura, ma temo che se non si riaprono le sale dovremo cercare comunque di aggiustare ancora. Siamo sfiniti qui alla Witch, ma assolutamente quello che è successo oggi ci dà una carica di energia, una voglia di proseguire, e vogliamo mostrare di nuovo le verità nascoste di Paolo Benvenuti, le storie che Paolo Benvenuti ha raccontato, e ne vogliamo anche di nuove, quindi faremo tutto il possibile anche perché succeda questo, e va assolutamente sostenuto questo cinema. Io vi ringrazio tutti, direi che a questo punto possiamo concludere questo incontro. Davvero grazie infinitamente a tutti. Monteremo questo lavoro e lo renderemo fruibile al più presto, in modo che ci siano anche tutti gli stacchi dovuti e colleghiamo le due dirette. Si sono comunque ricollegati quasi tutti, abbiamo avuto un notevole recupero delle persone che avevamo un po' perduto nella prima parte.
direi che comunque dal punto di vista di accessi abbiamo abbondantemente superato i 200 spettatori, quindi mi sembra che la cosa sia veramente molto emozionante anche questo. Buon primo maggio a tutti e grazie per aver partecipato. Interrompiamo qua la diretta. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, buon primo maggio. Grazie a voi. Grazie. Buon primo maggio. Ciao, buon primo. Ciao. Ciao.